Un saluto a tutti amici, oggi vi porto con me in una battuta di pesca a spinning al Black Bass, quindi siamo in acqua dolce e lo facciamo dal kayak, quindi kayak fishing al Black Bass. È la prima uscita di questa stagione, quindi non so ancora com'è la situazione per quanto riguarda l'attività dei pesci presenti in questo specchio d'acqua in cui ci troviamo oggi, quindi facciamo anche quello che è un po' un esperimento, andiamo in esplorazione. Ho con me diverse tipologie di esche artificiali, dal minnow al crank alle soft bait, quindi in questa giornata che è abbastanza calda per il periodo della stagione, il cielo è nuvoloso, assenza di vento. Vediamo che cosa ci riserverà questa giornata, speriamo di divertirci come sempre e di fare anche qualche bella cattura. Andiamo! Questa prima parte della battuta di pesca ho innescato un jerk di piccole dimensioni per capire se c'è qualche pesce attivo sotto le sponde, quindi faccio pochi lanci per parte, mi muovo spesso cercando di schiodare qualche bel pescetto. Di questi periodi non si fanno tanti pesci per quanto riguarda la quantità, ma di solito si smuovono quelli là un po' più grossi. Vediamo se riusciamo a fare qualche bella cattura. Inizio il recupero. Appena arriva l'esca in acqua, devo prendere un po' la mano perché le ultime pescate le ho fatte in mare, dove si cerca ovviamente la distanza più che la precisione. Qua invece la precisione è d'obbligo, sbagliare di un metro o di un centimetro il lancio ti può fare la differenza sia in termini di catture, ma soprattutto per quanto riguarda i grovigli, gli arroccamenti, sia per quanto riguarda la sponda, perché c'è un canneto, quindi l'esca si aggroviglia nel canneto e quindi vanifica del tutto la nostra azione di pesca. Anche quell'effetto sorpresa, no? Che nel momento in cui noi lanciamo
tra l'erbaio e rimaniamo impigliati nell'erbaio, infastidiamo anche il pesce eventuale presente in quella zona, che quindi difficilmente attaccherà la nostra esca artificiale. È venuto a trovarci, è piccoletto però dà coraggio per questa battuta di pesca. Procediamo al rilascio ovviamente. Esatto. Allora vi do anche qualche indicazione sull'attrezzatura che ho utilizzato oggi. Diciamo ho portato due canne, però ne ho utilizzata una sola, diciamo quella è come se fosse una canna di riserva, perché ecco, per questa sessione di pesca mi trovo bene, diciamo per le battute al bass, mi trovo bene con questa Heracles Black Weebon 5 ottavi di lunghezza 6 piedi 8. Diciamo che è una canna che io utilizzo con una diversa tipologia di esche artificiali, passo dal crank al minnow alle soft bait, quindi è una canna che mi permette di spaziare, e questa canna da buon rapporto anche qualità prezzo mi permette di non spendere un capitale e di avere comunque un attrezzo abbastanza performante. E come mulinello ho usato uno Stradic Seafor di taglia 2000, diciamo che per questa canna andrebbe bene anche un 2.5, ma diciamo che mi trovo bene con questo setup, e a corredare il tutto c'è ho messo un trecciatino da 12 libbre corredato con un terminale 0.30, 0.28, 0.30 in fluorocarbon. Diciamo questo è il mio setup per questa battuta di pesca, ma è anche il setup classico che utilizzo quando faccio delle battute a bass fishing.
questa prima parte della battuta di pesca l'ho fatta praticamente con una sola esca artificiale, con un piccolo minnow jerk, e questa seconda parte invece voglio tentare con uno dei più classici una delle più classiche esche artificiali per i bass, il bermone, che innesco su una amo offset comprensivo già di una piccola testina piombata. Di solito questa è una pesca che pratico quasi tutto l'anno, però ecco, in questi periodi, soprattutto in queste giornate di grande apatia, mi permette di rallentare un po' l'azione di pesca, no? Con il minnow jerk e con i jerk di solito andiamo ad insidiare i pesci un po' più attivi. Invece con questa presentazione, quindi bermone morbido, la gomma su testina piombata con amo offset, che cosa facciamo? Ci permette di rallentare la nostra azione di pesca e di sondare maggiormente anche gli strati più profondi del sottosponda, e vediamo di insidiare qualche bass che riusciamo a intercettare con la nostra sessione di lanci. Facciamo pochi lanci per ogni spot e ci spostiamo molto velocemente per insidiare, ecco, per cercare i pesci che sono in attività. Il primo lancio lo faccio in quella anza, in quell'insenatura che si trova lì alla fine di questo specchio d'acqua, di questa porzione del lago. Vedo un po' di attività in superficie, però potrebbero essere anche degli uccelli che smuovono le acque. Però tutto sommato qualche pescetto qui dovrebbe girare. Anche questo è un ottimo spot, questa pianta semi affondata. Proviamo. In questo caso faccio affondare proprio sul fondo e poi inizio il recupero, sempre lento, qualche colpo di cimino della canna. Faccio un po' questa azione di recupero alternata su e giù. Molto più lenta, come vi dicevo, rispetto alla pesca che si fa con i jerk, con gli spinner bait. L'azione di recupero che faccio ora, vi faccio vedere, è proprio questa. Una volta che arriva l'esca sul fondo, la alziamo e la abbassiamo in questo modo. Ispira molto, chissà che non mi regali un bel bass. Che pesce, ragazzi, incredibile.
pesce, ragazzi. Mamma, che pesce. Ecco, ragazzi, è uscito un animale. Eccolo qua, ragazzi, un bellissimo passo. Bello, bello, bello. Vale una giornata di pesca intera. Ora procediamo a rilascio. Bellissima soddisfazione, faccio ancora qualche lancetto. Vediamo se siamo fortunati ancora. Anche la pesca in acqua dolce, come la pesca in mare, è capace di darci delle grandi soddisfazioni. In questo caso ho catturato un bel pesce, un bel black bass, e in primavera so bene che la sorpresa è dietro l'angolo. Pesci di certe dimensioni si fanno esclusivamente in questo periodo, ma è pur vero che in questo periodo, se non conosci bene il posto, conosci bene anche le abitudini comportamentali dei pesci, il cappotto è dietro l'angolo. Quindi, che dire, ora continuo ancora a fare qualche altro lancio. Nel frattempo mi godo questa bellissima giornata. Il cielo si è aperto, sono andate via quelle nuvole che rendevano un po' cupa l'atmosfera fino adesso, e cerchiamo di insidiare qualche altro bel pesce. Il sole aiuta sempre in questa tecnica di pesca, in questo periodo, in questo spot. Quindi faccio ancora qualche lancio, nel frattempo noi ci salutiamo. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo il prossimo video. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi e alla prossima, ciao!